Buongiorno e benvenuti a questo primo appuntamento con il TG6. In apertura ancora argomento incendi, perché sono stati sbloccati circa 3 milioni e mezzo di euro dalla regione Abruzzo per gli incendi che hanno colpito domenica scorsa Pescara, la Costa dei Trabocchi e il Teramano. Sull'argomento, duro attacco delle opposizioni, intervenire prima che accadano tali eventi. Vediamo. 405.500 euro è la somma stanziata dal Consiglio regionale d'Abruzzo per la gestione dell'emergenza incendi dei giorni scorsi. I fondi arrivano grazie ad un emendamento al progetto di legge dedicato alla copertura dei debiti fuori bilancio di Abruzzo Engineering SPA. A gestire questa somma sarà il Servizio di Protezione Civile regionale. Con lo stesso emendamento, inoltre, la Giunta si impegna a utilizzare le risorse comunitarie e nazionali derivanti da economie per una prevista variazione di bilancio pari a 3 milioni di euro. Questi ulteriori fondi saranno finalizzati al ripristino, al recupero e alla valorizzazione delle aree interessate dagli incendi e per opere di prevenzione e salvaguardia degli stessi luoghi. Sostegni ulteriori, previa quantificazione del danno, saranno destinati agli agricoltori e alle riserve naturalistiche danneggiate dai roghi. In più, sempre in materia di emergenza incendi, vengono previste iniziative per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture private ad uso agricolo e zootecnico, utilizzate dalla Protezione Civile per il pescaggio dell'acqua utile agli spegnimenti. Per l'approvazione di questo emendamento sono arrivati voti favorevoli anche dai banchi dell'opposizione, i quali però polemizzano con l'attuale governance sulle risorse tagliate per quanto riguarda la convenzione con i vigili del fuoco. Momento nel quale però bisogna anche sottolineare che le risorse erano state tagliate nella convenzione che riguardava i vigili del fuoco e che bisogna dunque chiedere maggiore riguardo, più attenzione, più prevenzione, migliore programmazione anche per quanto riguarda la campagna della prevenzione degli incendi boschivi in questa regione. Il governo regionale, il governo Marsiglio debbono prestare più attenzione su questo ed oggi debbono avviare immediata istruttoria per chiedere lo stato di emergenza nazionale e allo stesso tempo progettare in modo solido e convincente quelle che sono le risorse a disposizione per la tutela e la valorizzazione del territorio e dell'ambiente con il PNRR. Ciò che però siamo costretti a constatare è che ancora una volta questa giunta regionale si è dimostrata incapace di lavorare sulla previsione. Il duro attacco di Sara Marcozzi, consigliera del Movimento 5 Stelle. Sappiamo bene che in Abruzzo nel periodo estivo si creano episodi di questo genere ogni anno, eppure nemmeno questo basta alla giunta Marsiglio per attivarsi. Intanto già scattata la gara di solidarietà dopo l'appello del senatore del Partito Democratico Luciano D'Alfonso e da cui hanno già aderito banche ed imprenditori. Nella città di Pescara, per far fronte al danno causato dal rogo che ha distrutto circa 12 ettari, tra cui la Pineta d'Annunziana, il sindaco Carlo Masci ha intenzione di far aprire un conto corrente per permettere a tutti di contribuire, visto che si parla di danni per diversi milioni di euro. E per l'incendio scaturito dalla riserva d'Annunziana che ha devastato Pescara Sud si fa largo l'ipotesi di dolo, mentre gli inquirenti procedono con i rilievi del caso e ascoltano i primi testimoni. Intanto è polemica sulla riserva naturale integrale dove sono proibiti gli interventi dell'uomo. Il servizio è di Giuseppe Dintino. È spettrale il paesaggio della Pineta d'Annunziana, polmone verde, simbolo del capoluogo adriatico. Le immagini delle fiamme che hanno inghiottito il sud della città rimarranno indelebili nelle menti dei pescaresi che ora fumano, ma di rabbia, all'ipotesi che l'incendio possa essere stato doloso. Dietro c'è sicuramente la mano dell'uomo, aveva detto a caldo il presidente Marsiglio, teoria ripetuta anche il giorno seguente. Per accertare l'ipotesi del dolo, la procura ha aperto un'inchiesta. Ieri è arrivato da Roma il nucleo antincendio boschivo dei forestali, che ha fatto dei sopralluoghi e gli investigatori stanno vagliando anche i rilevamenti di fotogrammetria dei droni. L'incendio sarebbe scaturito dal comparto 5, un lotto completamente naturalistico. Poi il vento caldo, le temperature altissime, la vegetazione secca e la resina dei pini hanno fatto il resto. I testimoni su questo sono concordi. Il primo focolaio si sarebbe acceso vicino a via Pantini intorno alle 14.30. C'è poi chi dice di aver visto un quad sospetto a girarsi nei pressi di strada con le Breccia, dove un secondo fuoco si è acceso a circa 1,5 km di distanza dal primo, quello nella riserva d'Avalos.
Un'altra testimone avrebbe riferito di aver visto tre focolai divampare nella pineta a intervalli di mezz'ora. Ho chiamato i soccorsi, avrebbe detto la donna, ma nessuno ha risposto. Due elicotteri e un Canadair dei vigili del fuoco, insieme a protezione civile e volontari, hanno poi scongiurato il peggio, impedendo che le abitazioni andassero a fuoco. Fuoco che però non ha risparmiato nemmeno la spiaggia, mandando in fumo gli ombrelloni degli stabilimenti balneari. L'aereo di soccorso sarebbe intervenuto ore dopo le prime fiamme. Sono solo 15, infatti, i Canadair a disposizione della flotta italiana, distribuiti su 16 basi, e domenica sono stati 1.508 gli incendi lungo la penisola. Gli esperti intanto ricordano che l'autocombustione è un fenomeno rarissimo, circa l'1% dei casi. Se è stato qualcuno a dar fuoco a Pescara, bisognerà capire se il reato è stato colposo o frutto di un diabolico disegno, tramato con chissà quale finalità o guadagno. In questi giorni prosegue la bonifica della zona, alcuni alberi saranno abbattuti per questione di sicurezza, ma il testo unico nazionale sugli incendi prevede che per 5 anni le piante secche non possono essere rimosse, salvo deroga da parte delle autorità competenti. La pineta divenne riserva 20 anni fa su impulso della regione Abruzzo, che ne circoscrisse circa 53 ettari, di cui oltre 30 senza possibilità di interventi umani, così da salvaguardarne il patrimonio naturalistico. Ed è proprio su questo che ora si accende la polemica, perché la vegetazione incolta potrebbe favorire il dilagare del fuoco. Ci vorranno almeno 15 anni per vedere le prime piante di pino d'Aleppo alte 4 metri. Questo dipenderà molto anche dalle operazioni che l'uomo intenderà fare, nel senso che fin tanto che lì resterà con lo status di riserva, le operazioni a favorire il ritorno più veloce della pineta le vedo dure da attuare. C'è bisogno di un cambio appunto nella gestione della pineta d'Avalos, riserva d'Annunziana, in quanto lo status di riserva sostanzialmente non ha favorito né la prevenzione antincendio e né tantomeno favorirà allo stato attuale, se non si modificano i vincoli, quello che è il suo rimpianto, perché in una città non si può imporre un vincolo a non manutenere con la vicinanza delle case, con tutto ciò che deve essere fatto per la sicurezza pubblica. C'è bisogno di uno sforzo a cogliere un tipo di gestione che può favorire la conservazione, il miglioramento, la biodiversità dei boschi, piuttosto che abbandonarli e renderli anche più soggetti agli incendiari, che purtroppo ci saranno sempre. E se queste superfici rimarranno incolte saranno anche più difficili da spegnere. Non si è fatta attendere la risposta del sindaco Masci. In un lungo post sui social il primo cittadino ha affermato che l'ultimo intervento comunale di pulizia è avvenuto tra il 20 e il 23 luglio, 9 giorni prima dell'incendio, ma solo in quelle parti della pineta dove è consentito intervenire. La pineta di Pescara rinascerà più bella di prima, ha concluso fiducioso il sindaco. Ed un imprenditore agricolo di Ortona è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Ortona per il reato di incendio boschivo colposo alla Procura della Repubblica di Chieti. L'uomo nella mattinata del 1 agosto stava bruciando i residui della potatura in corso nel suo oliveto, ma le fiamme, alimentate dalle forti folate di scirocco e dalle elevate temperature, si sono prorogate alla vicina località Santa Lucia ed in rapida sequenza ai Saraceni, per aggredire poi l'intera riserva dell'Acqua Bella fino a spingersi in località San Donato, dove il fuoco a tarda serata è stato contenuto grazie all'impegno di numerosi uomini e mezzi. L'uomo, che aveva portato con sé una piccola botte di acqua per contenere il piccolo fuoco, è stato identificato grazie alla collaborazione dei residenti. E noi cambiamo argomento. Mattinata a Montesilvano per il ministro della disabilità Erika Stefani nella sua visita in Abruzzo. La Stefani ha visitato la spiaggia senza barriere, dove è stata accolta da numerosi ragazzi. Paolo Renzetti. Una giornata tutta abruzzese, quella di oggi, per il ministro per le disabilità Erika Stefani, che questa mattina ha visitato la spiaggia accessibile Mare Senza Barriere sul lungomare Aldo Moro di Montesilvano. Ad accoglierla il sindaco della città adriatica Ottavio De Martinis, l'assessore comunale alle politiche sociali Sandra Santavenere, il consigliere delegato alla disabilità Giuseppe Manganiello e il responsabile dell'ufficio disabili Claudio Ferrante. Non è mancato un momento musicale ed il classico canto dell'inno di Mameli.
Il ministro ha potuto apprezzare dal vivo la funzionalità della spiaggia, che rappresenta una delle eccellenze in Italia per l'abbattimento delle barriere architettoniche sulla spiaggia. Abbiamo qui di fronte a noi uno degli esempi di turismo accessibile, sui quali abbiamo cercato anche di fare un investimento ulteriore con l'ultimo decreto, con il quale abbiamo stanziato anche dei fondi proprio per permettere a che le nostre spiagge, i nostri borghi, le nostre città siano il più aperte possibile. Dobbiamo fare entrare veramente tutti hanno il diritto anche di godere delle vacanze, di visitare le nostre città. Questo è uno degli esempi dove si vede come il mondo delle disabilità è bello. Non dobbiamo pensare a un mondo delle disabilità relegato a qualche corridoio, dell'INPS, ma non perché ce l'abbia con l'INPS, era soltanto un'immagine, ma dobbiamo pensare proprio come una grandissima famiglia, un grandissimo modo di interpretare la nostra civiltà stessa. Il PNRR ha stanziato più di 6 miliardi di denari che andranno a rimbalzare sul mondo delle disabilità in modo diretto o indiretto. Nel momento in cui rifai una stazione ferroviaria e la fai accessibile, tu stai dando una risposta anche al mondo delle disabilità. E in questi 6 miliardi ci sono anche delle parti relative a tutto il mondo dell'inclusione. Ecco, sulle barriere architettoniche sappiamo bene che molte città ancora oggi lamentano e purtroppo rappresentano delle difficoltà, e abbiamo adesso con il ministro Giovannini concordato un tavolo di lavoro sul quale vogliamo discutere del perché la normativa non ha funzionato, capire quali possono essere anche le soluzioni eventualmente ulteriori. È una questione di risorse, è una questione di norme, è una questione di volontà, e basta soltanto guardarci in faccia e dirci qual è il problema. Noi pensiamo al mondo green e oggi le aziende, per essere anche competitive sul mercato, si fregiano anche di essere rispettose dell'ambiente, di avere un prodotto che sia non tossico, ed è un modo proprio per essere più accattivanti. Ecco, io spero, e vorrei vedere un futuro dove le aziende, per sentirsi competitive, per sentirsi sul mercato, per sentirsi cool, dovranno essere disability friendly, dovranno non solo dare posto di lavoro. Noi sappiamo che c'è una normativa, la legge 68 prevede delle quote, non sempre sono rispettate purtroppo, questa è anche una questione culturale, ma oltre a quelle sono belle delle aziende che creano anche posti di lavoro per le persone con disabilità, creano le condizioni per lavorare. Ora la cronaca. Con l'avvio della stagione turistica estiva, i carabinieri dei NAS, d'intesa con il Ministero della Salute, hanno realizzato una campagna di controlli negli stabilimenti balneari e relativi esercizi di ristorazione, bar e ulteriori servizi forniti a favore dei vacanzieri ubicati dalle aree costiere marittime e dei laghi, eseguendo sino ad oggi 886 controlli. Le attività condotte su tutto il territorio nazionale hanno riguardato in particolare la verifica sull'attuazione delle misure di contenimento alla diffusione da Covid-19. Tra le attività più rilevanti, quella effettuata dai NAS di Pescara, che dal controllo di due stabilimenti balneari ubicati a Pescara ed Ortona, con annesse attività di ristoro, sono risultate gravi carenze igienico-sanitarie e in un caso l'attivazione abusiva di un deposito di alimenti. Le criticità riscontrate hanno determinato rispettivamente la sospensione delle attività di ristorazione e la chiusura del magazzino. A Francavilla al Mare, a seguito di ulteriore controllo eseguito in un altro stabilimento balneare con annessa attività di somministrazione, è stata segnalata la titolare per aver detenuto per la successiva somministrazione alimenti scaduti di validità, privi di tracciabilità e congelati abusivamente, sequestrati 22 kg di alimenti non idoneo al consumo umano, i quali sono stati avviati alla distruzione. Cambiamo di nuovo argomento, problemi di impianti per il nuoto, l'Abruzzo non fa eccezione, l'emblema in negativo è il perdurare chiusura delle piscine, le Naiadi di Pescara, vediamo. Si parla di nuoto, si parla anche di impianti, c'è stata la ripartenza in queste ultime settimane dopo l'emergenza sanitaria che comunque è ancora in atto, c'è anche una problematica degli impianti nel nostro paese e anche in Abruzzo, insomma si sta ripartendo, però qualche problema per quanto riguarda gli impianti c'è ancora. Sì, è stata comunque una stagione un po' complicata, complessa, con tutte le restrizioni dovute ovviamente al contingentamento del Covid, quindi in questo momento
momento dove c'è una piccola ripartenza, soprattutto per gli impianti all'aperto, è ovvio che ci troviamo ancora ad affrontare delle problematiche rispetto a quello che è tutta la parte e tutta l'attività che ci andiamo un pochettino a ripristinare per la parte invernale, quindi con gli impianti al chiuso. Da poco che è uscito anche un nuovo decreto, quindi adesso ci sono ulteriori restrizioni e stiamo ovviamente con tutte le strutture, con tutte le associazioni, si sta costruendo quello che è tutto un iter nuovo da dover affrontare per cercare di non aggravare quello che è una situazione degli ultimi mesi e quindi poter mantenere gli impianti sempre aperti secondo le normative vigenti ovviamente. Tante società hanno avuto delle difficoltà, qualcuno purtroppo, dobbiamo dirlo, anche non ce l'ha fatta a superare questo momento e quindi è ovvio che da adesso in poi si spera che non ci possa essere di nuovo una chiusura come è stato nell'ultima stagione, ma bensì riuscire a riprogrammare anche con un tempo un pochettino più importante rispetto a quello che sono magari a volte degli appalti o delle cose, per poter riprogrammare un po' più serenamente quello che sono sia degli investimenti ma soprattutto ammortizzare quello che può essere uno sviluppo dell'impianto che, ripeto, ha dei costi di gestione e dobbiamo anche ricordarci che se un impianto è stato chiuso anche dei costi di riattivazione dell'impianto è comunque qualcosa di importante che grava sulle associazioni, sulle società che gestiscono direttamente l'impianto. Nei giorni scorsi l'associazione Teramo Nostra ha posto nella loggia di Piazza Orsini una targa che spiega il significato storico del cosiddetto metro campione. Vediamo. Questa era proprio la location del mercato generale di Teramo anticamente, in cui c'era anche il mercato delle stoffe, proprio sul muro del loggiato del comune è infisso il metro campione originario. Nel corso del tempo l'etichetta di spiegazione è andata perduta e la sensibilità e l'interesse del presidente dell'associazione Teramo Nostra, Piero Chiarini, ha fatto sì che oggi abbiamo potuto rimettere l'etichetta per far conoscere a tutti i cittadini le nostre tradizioni, la nostra teramanità. C'è anche un quadro bellissimo che descrive questa scena del mercato di Piazza Orsini, che è stata dipinta dal pittore Sagaria, che era il nipote di Benedetto Croce, abitava qui vicino in via Irelli. Noi abbiamo fatto due mostre in omaggio a questo pittore che purtroppo è morto suicida a 28 anni. E chi lo vuol vedere, nel Vescovado c'è un quadro bellissimo che descrive proprio questo luogo. Noi abbiamo regalato, abbiamo fatto anche delle stampe, le abbiamo regalate, però ci teniamo a portare avanti la memoria, il luogo, non perché siamo nostalgici, perché diciamo sempre, senza memoria non si va da nessuna parte. Partita da Collarmele in provincia dell'Aquila, la prima edizione del Festival dell'Appennino. Più di 100 ragazzi da ogni angolo d'Abruzzo per salvare i piccoli borghi. Ospiti d'eccezione il paesologo e scrittore Franco Arminio e l'abruzzese fuorisede. Vediamo. I ragazzi riescono a tirarti fuori delle sensazioni e delle emozioni straordinarie. Io li ho salutati questa mattina dicendo loro di non fermarsi, di andare avanti, perché loro sono la risorsa più importante dei nostri territori, sono la spina dorsale della nostra regione. Ci sono tante delegazioni, 10 delegazioni, dal Sita al più a nord fino a Roccavivi e Rendinara più a sud. I due ospiti speciali, ci abbiamo Gino Bucci che è già qua da stamattina, che il famosissimo ormai abruzzese fuorisede, un personaggio ormai diventato noto alle cronache dell'Abruzzo, con migliaia di follower, con questo suo tentativo ben riuscito di riscoprire quelle che sono le caratteristiche e le peculiarità dei nostri territori. E poi stasera c'è Franco Arminio, che come tutti voi sapete, insomma, è un poeta di fama nazionale, con una sensibilità incredibile per quanto riguarda appunto queste piccole realtà. Lui si definisce paesologo, ma non è solo quello, è emozioni, sensazioni. C'è stato un grandissimo lavoro per un evento di questo tipo, è partito questa mattina, come diceva lo stesso sindaco, sotto i migliori auspici, raccolti tanti giovani delle nostre aree interne. I piccoli paesi, i piccoli borghi devono poter contare anche sulle giovani energie e quindi ripartire proprio grazie alle nuove generazioni. Assolutamente sì, noi siamo abitanti
provvisori dell'Abruzzo interno, e quindi quello che resta da fare con quel che resta, cioè con i borghi abbandonati, è cercare di far convergere i giovani dell'Abruzzo interno. Abbiamo rappresentanze da Arsita alla propaggine più a sud della Valle Roveto, e iniziare a fare rete, a discutere, a trasferire la tematica delle aree interne gonfia di retorica in una dimensione reale, concreta, sostanziale, e credo che oggi ci siamo davvero riusciti. Torniamo a Teramo, dove si arricchisce di un catalogo fotografico l'esposizione d'arte contemporanea Pressure, con l'intento di cristallizzare nel tempo una mostra che unisce passato e presente, che per il capoluogo aprutino rappresenta la ripartenza culturale post-Covid e la riapertura degli spazi dell'Arca. Vediamo. Fin dall'inizio avevamo ipotizzato una cosa, che il catalogo diventasse una sorta di piccolo segnale, simbolo della riapertura dell'Arca, non soltanto con questa mostra, ma anche attraverso un catalogo che testimoniasse la vera e propria riapertura, perché almeno per quanto mi riguarda, negli anni in cui ho avuto l'onore e il piacere di dirigere in quanto direttore artistico il Laboratorio per le Arti Contemporanee, appunto l'Arca, c'era sempre stato un catalogo. Il catalogo arriva, il catalogo è bilingue, è un catalogo che segnala particolarmente l'identità della mostra, cioè quindi le opere esposte. C'è anche un video che da sempre ha accompagnato questa mostra, di Bellandi, un artista che ha lavorato sul monotipo, da degli scatti di Giampiero Marcocci, fotografo teramano, carissimo amico. Il finale del catalogo è anche legato ad una serie di artisti che espongono e che si vedono al lavoro nella stamperia Arti Grafiche della Torre, che in qualche modo è il deus ex machina di tutto questo progetto, e che vede anche in queste fotografie la collaborazione di artisti che in questo caso o di autori che non sono direttamente collegati alla mostra, ma sono importantissimi. Uno per tutti, Tonino Guerra, grandissimo, indimenticabile sceneggiatore insieme a Fellini di Amarcord, e il grande architetto Mario Botta. Pressure quindi vuole essere la significativa testimonianza dell'amministrazione di Teramo di far sì che l'Arca ritorni a vivere dopo il Covid, e sicuramente ci saranno degli altri eventi dopo Pressure, e quindi Pressure è stato l'elemento simbolico di testimone per far sì che questo spazio diventi sempre più uno spazio di riferimento per i teramani e per l'arte contemporanea. Si terrà sabato 7 agosto la prima edizione Nuotata Città di Pescara, manifestazione organizzata dalla SD Pescara Open Water in collaborazione con la WISP. Vediamo. Sabato 7 agosto le acque antistanti la fontana di Cascella ospiteranno la prima edizione della Nuotata Città di Pescara, che vedrà al via oltre 150 atleti provenienti anche da fuori regione. Oltre alla competizione in acque libere ci sarà anche una dimostrazione dei ragazzi diversamente abili. L'organizzazione dell'evento è curato dalla SD Pescara Open Water in collaborazione con il settore nuoto della WISP Abruzzo e Molise. Un evento importante, per la prima volta una grande collaborazione insieme all'assessore alla disabilità. Avremo la possibilità di ospitare 150 atleti provenienti da tutto il territorio nazionale, con diversi bambini con disabilità diversa. È un evento importante perché per la prima volta quest'estate Pescara ha ricevuto il titolo di bandiera blu 2021, quindi andremo a valorizzare ancora una volta le nostre acque. Per la prima volta l'assessore alla disabilità insieme all'assessore allo sport insieme hanno avuto questa idea di mettere insieme, perché finalmente dopo un periodo buio si possa aprire per loro un periodo veramente diverso, e quindi io sono veramente felice di questa iniziativa. Nuotata Città di Pescara, questa manifestazione è una manifestazione sportiva, però è una manifestazione anche sociale e culturale, cioè sono tre aspetti che vanno benissimo insieme. Perché manifestazione sportiva? Beh, perché prima di tutto ovviamente c'è una nuotata in mare dove parteciperanno sia amatori sia agonisti e anche ragazzi disabili che poi durante l'anno agonistico si allenano in piscina, perché loro partecipano tra l'altro anche regolarmente a delle competizioni, gare regionali che si svolgono appunto in piscina, però estendono queste loro capacità anche alle acque libere, quindi partecipano anche in questo caso simbolicamente a questa nuotata.
E questo servizio ci introduce alla pagina sportiva che apriamo con una notizia che arriva dalle Olimpiadi. Gaia Sabatini non ce l'ha fatta a conquistare la finale. Nella semifinale di Tokyo 2020 l'atleta teramana infatti ha corso in 4:02:25 migliorando il proprio primato personale, seconda italiana di sempre, dopo Gabriella Dorio e miglior crono italiano dal 1984. Purtroppo non basta per l'accesso alla finale olimpica, ma comunque una grande avventura per la giovane atleta che con l'ottava posizione resta esclusa dall'ultimo atto che sarebbe valsa le medaglie. E noi siamo al calcio, ufficiali a Teramo gli arrivi di due giovani provenienti dal Benevento, il centrocampista Marco Cucurullo, classe 2000, che ha firmato un contratto biennale, e Francesco Rillo, terzino sinistro, che arriva invece in prestito secco. Vediamo. Federico Guidi da oggi avrà a disposizione due giovani rinforzi provenienti dal Benevento. Il Teramo infatti ha ufficializzato gli arrivi del centrocampista Marco Cucurullo, classe 2000, che ha sottoscritto con il Diavolo un contratto di 2 anni. E l'esterno difensivo mancino Francesco Rillo, anche lui 21enne, giunto in Abruzzo non a titolo definitivo ma con la formula del prestito secco. Cucurullo, nativo di Vico Equense, nella stagione appena conclusa ha militato nella Cavese ma ha esperienza anche in Serie D, girone H con la maglia del Taranto. In difesa a sinistra arriva invece Francesco Rillo, nato e formato calcisticamente proprio nel Benevento, ha fatto il suo esordio in giallorosso in Serie B, 4 presenze nella stagione 2019-2020, per poi scendere in Lega Pro vestendo la maglia del Fano con 7 presenze, trasferendosi a gennaio scorso nelle fila della Casertana con cui ha disputato 15 partite. Doppio arrivo dunque, aspettando che sull'altra corsia di difesa il Teramo ufficializzi anche Cristian Azio-Smanovic, anche lui nell'ultimo anno a Caserta con l'attuale tecnico biancorosso. Non si registrano novità invece sul fronte Pietro Cianci, l'attaccante è ancora un partente molto più che probabile, ma Padova e Catanzaro stanno facendo ragionamenti ulteriori anche su profili differenti. I contatti con la società calabrese, che è in agenda anche il nome di Vano, sono proseguiti anche nelle ultime ore senza però far registrare nulla che la dirigenza giallorossa non sapesse. Alta la richiesta del Teramo per il Barese, che pare godere della stima dei vertici. Poca voglia di affrettare i tempi invece per Vano, considerato prima scelta del tecnico calabro. Intanto, dopo il ricorso in Serie B respinto del Chievo Verona, che ha spalancato di nuovo le porte della cadetteria al Cosenza, oggi era il turno anche delle squadre di Serie C. Fumata nera anche per la San Benedettese, che già guarda oltre e sta cercando di mettere assieme i tasselli per la nuova società. La sensazione è che anche per Carpi, Casertana e Novara ci sia davvero poco spazio per poter sperare in un accoglimento dei rispettivi ricorsi. Viste le tempistiche però, con la Coppa Italia e il campionato che inizieranno ad incombere, potrebbe esserci presto l'intervento del presidente federale Gabriele Gravina per mettere la parola fine alla querel, disegnando gli organici di Lega Pro e procedere alla stesura prima dei 3 raggruppamenti e successivamente dei calendari. Ed il Pescara invece ufficializza l'arrivo a titolo definitivo del difensore classe 99 Alessio Rasi. Rasi è nato il 4 agosto 1999 a Roma, ha mosso i primi passi nelle giovanili del Tor Tre Teste. Nel 2017 passa al Monte Rosi nel campionato dilettantistico, dove è rimasto per 2 stagioni, per poi passare tra i professionisti con le maglie di Albino Leffe, Rieti e Vibonese. Acquisto a titolo definitivo come quello di Tommaso Cancellotti, trattativa chiusa dalla società biancazzurra con il Perugia, che stamattina ha salutato il giocatore che torna in Abruzzo dopo l'esperienza nella stagione 2019-2020 a Teramo. E noi scendiamo di categoria, ha presentato il nuovo staff tecnico del Nereto che la prossima stagione giocherà in Serie D. L'allenatore Stefano Senigalliesi, che dopo un'annata a Mara ad Agnone cerca il riscatto personale con una formazione che torna dopo molti anni nella quarta serie. Jacopo Forcella. Dopo un'annata che insomma non è stata semplice, quella di Agnone, con quali prospettive e con quali ambizioni? Speriamo con un po' più di serenità, primo perché è stata un'annata probabilmente la più brutta della mia carriera, non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista umano. E detto questo è un passaggio che comunque non rinnego. Agnone è stato un paese bellissimo, persone brave, gentili, educate, però purtroppo sono capitato nel periodo sbagliato, altrimenti sarebbe stato comunque piacevole anche la permanenza ad Agnone. Detto questo siamo in una realtà totalmente diversa,
con grande entusiasmo, con grande fiducia cerchiamo di entrare in una nuova realtà che credo abbia una gran voglia di ritornare dove è già stata e per tanti anni. Una stagione di esordio per il Nereto, nella quarta serie, come se l'aspetta Senigallesi? Siamo curiosi, come credo lo sia tutto il paese, siamo curiosi di vedere come risponde il paese, siamo tanto attenti a cercare di essere il più logici possibili per dare un prodotto comunque adeguato alle esigenze di questa realtà. In attesa della definizione degli organici in Serie D, è andato via il Campobasso, che tipo di campionato si aspetta Senigallesi? Senza una vera e propria ammazza campionato? Il Campobasso era partito in maniera nettamente superiore alla media e poi alla fine si è dimostrato. Per il momento mi sembra che ci siano già comunque altre pretendenti, perché penso che Pineto e Notaresco siano già belle avanti per tentare di fare quello che ha fatto il Campobasso. Per il resto bisogna aspettare, perché siamo ai primordi dell'inizio, quindi il mercato ormai è diventato altalenante, non si fa più come una volta che le cose venivano decise e definite all'inizio, ma si va in itinere, quindi per il discorso anche dei fuori quota, quindi penso che sia meglio aspettare prima di fare brutte figure nel dare giudizi. Qui ci sono delle persone molto competenti, a partire dal presidente, che ringrazio per avermi dato questa opportunità, ma tutti, il direttore sportivo, gli operatori di mercato, sono tutti veramente all'altezza e ogni giorno mi impegnano troppo tempo, che non vorrei, perché hanno tantissime idee e mi sembra tutte all'altezza. Pian pianino faremo in modo che saremo adeguati alla categoria. L'ultimissima, la coppia Senigallesi Del Grosso, come lo vede? Le immaginavo la domanda, è un onore per me, perché comunque lui si è dimostrato un ragazzo di un'intelligenza e di una disponibilità incredibile. Lui ha fatto un percorso troppo frettoloso su richiesta della società e credo che sia stato anche messo un po' in difficoltà dalle situazioni, però è un ragazzo intelligente che sarà la parte integrante del mio percorso e sono sicuro che lui farà la differenza più di me. E questa era la nostra ultima notizia. Tutti i servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale social YouTube e al sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.